Buonasera, saluto tutti gli intervenuti che ringrazio per la loro presenza, saluto gli illustri relatori, è presente Piero Di Caterina, personaggio molto noto che non ha bisogno della mia presentazione, comunque diremo qualcosa di volta in volta, Antonio Ferraro, è una nostra comune conoscenza da tantissimi anni, impegnato nel settore del mondo del lavoro e nel sindacato. I lavori saranno aperti tra poco da Domenico Rea, coordinamento provinciale del Lazio. Allora, io prenderò solo qualche minuto per giustificare la mia presenza a questo tavolo come moderatore, visto che siedo come presidente dell'associazione culturale Grido Libero. Ora, se noi guardiamo i temi che saranno oggetto di discussione questa sera, Costituzione, corruzione, occupazione, vediamo che si tratta di temi assolutamente strategici e fondamentali per la nostra nazione e per il suo avvenire. A mio giudizio, se poi ci sarà spazio alla fine per una breve considerazione, io avrei aggiunto due termini, perché secondo me tutti questi tre temi, Costituzione, corruzione, occupazione, rinviano, secondo me, allo strumento che è veramente importante se vogliamo cercare di risolverlo, ed è la scuola e il sistema di formazione. L'altro termine che aggiungerei è che Azione Civile, che certamente ha un programma che io sono andato a rileggere, molto interessante, io credo che debba evolvere attraverso la discussione in religione civile, e mi riservo di dire alla fine per quale motivo questa Azione Civile deve tendere a diventare una religione civile. Perché se l'Italia si trova nelle condizioni in cui si trova e noi continuiamo da decenni a parlare delle stesse crisi, degli stessi problemi senza arrivare a delle soluzioni, vuol dire che restringersi a livello puramente tecnico, cioè se la politica si riduce a gestione tecnica dell'esistente e escludi il livello politico, questi problemi non possono essere risolti. E la comparsa dei tecnici è sempre un segno di debolezza della politica, di cui abbiamo avuto prova in questi ultimi anni. Vi dicevo che per l'associazione Grido Libero è stato quasi naturale partecipare a questo importante incontro, sia perché uomini di Azione Civile fanno parte, sono tra i fondatori dell'associazione Grido Libero, ma perché noi non sviluppiamo solo un'azione culturale. Il nostro progetto è quello di definire una identità culturale, civile, morale e politica forte, per cercare di elaborare un metodo di confronto e di proposta culturale e politica. La faccio breve, noi ci rivolgiamo prevalentemente alle giovani generazioni, alle quali giovani generazioni vorremmo cercare di offrire una costellazione di valori alla luce dei quali questi giovani possono trovare quello che è il problema fondamentale di ciascuno, cioè il senso della propria esistenza, il senso dello stare al mondo e il senso dello stare in una determinata società come cittadino consapevole. Infatti noi concludiamo nel nostro documento dicendo che noi proponiamo una cittadinanza attiva, cioè un modello di homo civicus capace di produrre autogoverno e che è ad uguale distanza dal suddito, che è la condizione di permanente subalternità nella quale viene posto l'uomo nello stato etico totalitario, ma è ugualmente distante dal consumatore, che è la forma antropologica alla quale questa civiltà globale, luccicante, planetaria, ha ridotto il cittadino, rendendo una lucida profezia
la denuncia di 60 anni fa di questi problemi fece il nostro amato Pierpaolo Pasolini. Rimango coerente a quello che ho detto, mi limito a fare così da moderatore e lascio volentieri la parola a Romolo Rea, chiedendogli scusa per non aver letto correttamente il suo nome. Ringrazio quindi il professore, anche perché Domenico Rea sicuramente era più famoso del sottoscritto. Io modestamente ho qualcosa in comune con gli amici di Formia, perché lo sentirete dalla mia impressione dialettale, vengo dalla Ciociaria, quindi vengo da Arpino, la patria di Marco Tullio Cicerone, che poi qui a Formia ha trovato pure la conclusione dei suoi giorni. Ringrazio quindi il professore per la sua introduzione a questo convegno, un convegno voluto dagli amici e compagni di Azione Civile qui di Formia. Il nostro è un movimento, non lo voglio definire ancora partito, ma comunque è un'organizzazione politica che è in una fase di transizione, in una fase di organizzazione, e quindi credo che sia importante che ci sia la partecipazione, cosa peraltro estremamente difficile, dei giovani. I giovani difficilmente si avvicinano alla politica, e questo avviene per delle ragioni ben precise, perché la politica è distante dalla società, la politica è distante dai giovani, la politica è distante da quella che è la società reale. C'è uno scollamento di fatto tra quel che avviene nella società reale e quello che poi ci viene propinato attraverso i mezzi di comunicazione, in particolar modo dalle televisioni. Un'informazione che preclude anche la nostra organizzazione, che chiude le porte a una formazione come Azione Civile, che, parliamoci chiaro, all'ostracismo per ovvie ragioni della destra e soprattutto, e questo dispiace, anche di forze che comunque sono nel recinto del centrosinistra per motivazioni diverse. C'è l'ostilità del Partito Democratico, perché la nostra organizzazione dice pane a pane fino a vino, e quando leggiamo sulla stampa che è arrivato un avviso di garanzia d'ingroia, ma nessuno si preoccupa poi di capire che tipo di avviso di garanzia è arrivato. Cioè, gli avvocati di Provenzano denunciano Antonio Ingroia. Bene, per noi questo è un titolo di merito, perché Antonio Ingroia ha fatto condannare già a suo tempo Dell'Utri. Antonio Ingroia, Azione Civile, è una forza politica scomoda quindi al Partito Democratico, e per ovvie ragioni è scomoda anche ad altre forze politiche che non starò a citare, ma che sono subalterne al Partito Democratico e che vedono nella nostra organizzazione, per ragioni di carattere concorrenziali, comunque tra virgolette un'organizzazione da emarginare. Poi magari c'è lo smacchiatore dei giaguari quando si va alle elezioni politiche, come è avvenuto 2 anni fa con le dimissioni di Berlusconi. Bastava andare al voto, il Movimento 5 Stelle, Grillo, continuava forse allora ad abbaiare solo alla luna, Berlusconi era in grossissime difficoltà, c'erano tutte le premesse per andare al voto, vincere e finalmente cambiare le carte in tavola, modificando realmente i rapporti di forza nella società italiana per dare una svolta politica, ma soprattutto, dico io, e apprezzo molto quello che diceva prima il professore, questa è una crisi non solo politica, è una crisi anche morale, è una crisi di valori, cari amici e compagni, ed è su questo che io credo bisogna discutere. Bene, non si è andati alle elezioni perché comunque si pensava di vincere. Successivamente c'è stato il governo Monti, sostenuto dal PD, PDL e dalla ruota di scorta di Casini e compagnia bella, è quello che ha affossato nei fatti le condizioni sociali, economiche, delle migliaia, centinaia di lavoratori, di famiglie italiane, disarticolando quindi
lo statuto dei lavoratori, con la riforma dell'articolo 18, con la riforma delle pensioni, e vi dico la verità, quelle lacrime della Fornero quasi quasi mi avevano pure convinto. Ho detto, ma finalmente, insomma, non capita spesso di vedere qualcuno, o meglio qualcuna, che diventa ministro, è un tecnico, quindi non è un politico, di conseguenza forse saprà interpretare meglio di altri, perché svincolato dalla subalternità dei partiti, dalle logiche interne a queste organizzazioni, quindi saprà magari proporre una riforma che va nella direzione giusta. Il disastro sta di fronte agli occhi di tutti. Ci veniva detto anche qua vicino alla Fiat di Cassino, ma in tutte le realtà produttive, che praticamente con la riforma, con la modifica dell'articolo 18, pur accettando il famoso contratto capestro proposto da Macchion, che sarebbero arrivati gli investimenti, ci sarebbe stata la svolta per quanto riguardava l'occupazione giovanile. Il dramma è di fronte agli occhi di tutti. Io stamattina stavo nel mio ufficio scrivendomi quattro chiacchiere così di appunti, e sinceramente sono rimasto io stesso preoccupato da quel che ho scritto. Perché? Perché c'è, questa è la fotografia di quello che sta avvenendo: disoccupazione giovanile oltre il 40%, aumento dei suicidi, aumento delle separazioni, chiusura di migliaia di attività commerciali e produttive, e non a caso in tutti i comuni, credo anche qui a Formia, perché ho visto qualche manifesto, dovunque negli angoli delle strade vedete la scritta "compro oro". Ma come, c'è una crisi, si compra oro dovunque e comunque, aprono solo gli sportelli bancari. Questa è la prova provata di quello che sta avvenendo. I comuni sono in ginocchio per arrivare a Formia, 51 autovelox, 51 autovelox. I comuni fanno cassetta praticamente andando a, ponendo la lente di ingrandimento per rilevare l'irregolarità, la minima irregolarità, per poi presentarsi con il foglietto in mano. E oggi quando suona il postino, non è come una volta, meno male è arrivata la notizia, no no, oggi c'è veramente da preoccuparsi. Qualche tassa, qualche cosa comunque bisogna pagare in maniera disonesta, e sono d'accordo. Non a caso il sindaco di un comune qua vicino è sotto processo proprio a causa di questi autovelox. Evidentemente le cose non vanno nella direzione giusta. I comuni quindi ormai non fanno più neppure quella che è l'ordinaria manutenzione stradale, i servizi vengono soppressi, negli asili nido bisogna portarsi addirittura la carta igienica, i giovani ci si dice che rimangono in casa, c'è il calo demografico, ma nessuno si chiede perché. I giovani stanno diventando vecchi senza aver mai conosciuto un posto di lavoro dignitoso. Si vive sotto il perenne ricatto del precariato. Una volta si andava in piazza, c'erano le manifestazioni, si andava a protestare sapendo che quelle manifestazioni sicuramente avrebbero comportato, se non un aumento di stipendio, comunque una conquista in tema di diritti. Oggi questo non avviene più. Che tu vai alla manifestazione, ah, tu sei il dipendente che è andato al comune, adesso mi prendo io il nome, adesso mi preoccupo io di conoscere e di sapere chi va a manifestare contro la nostra amministrazione, e poi ci ritroviamo con i comuni che sono in pieno dissesto finanziario, con altri che hanno degli organici sovradimensionati. Io vengo da un piccolo paese alpino, dicevo, la Barra di Cicerone, sono stato anche sindaco di questo paese. Bene, c'ero io sindaco, quattro vigili urbani, adesso ce ne sono 20, tutti armati, non si capisce per quale ragione, con una pianta organica sovradimensionata, come se questo paese avesse non 8.000 abitanti, ma se ne avesse 40.000. Sapete come è andata a finire? Per la prima volta nella storia di questa città non hanno pagato neppure gli stipendi dipendenti. Ecco, allora, su queste ragioni, cosa vogliamo fare noi di Azione Civile? Come intendiamo muoverci? Con quali forze? Chi sono i nostri interlocutori?
come possiamo noi rapportarci politicamente con le altre forze del centro-sinistra, perché altrimenti non avrebbe senso creare l'ennesimo partito a sinistra senza guardare invece a creare un blocco alternativo a queste politiche liberiste che vengono proposte anche dal Partito Democratico, non solo dal PDL. Ci si interroga ricercando attraverso mezzi e mezzucci come poter dare, proporre, graziare questo Silvio Berlusconi. E il participio passato, ben definito, lì da Travaglio, Violante, è uno di quelli che è stato subito in prima linea a preoccuparsi, perché si tratta di un leader politico. Ma nessuno si chiede che se c'è questo disastro ha nome e cognome. Quelle forze politiche che amministrano negli enti locali, nelle province, nei comuni, nelle regioni, sono le stesse che quando si tratta, per esempio, di esigere 98 miliardi dagli operatori delle slot machine, allora arriva il condono, vengono praticamente prelevati solo 7-8 milioni a fronte di 98 miliardi di euro che sono 5 manovre finanziarie. È possibile, dico io, che non salza nessuno, non dell'opposizione ma della maggioranza, nessuno, dico io, che ha alzato la voce dicendo che questa è un'autentica vergogna a fronte del disastro che c'è a livello occupazionale, del dramma che vivono quotidianamente migliaia e migliaia di famiglie. I suicidi, neppure quelli fanno riflettere a questa classe politica dirigente corrotta che sicuramente andrebbe mandata a casa a calci nel sedere. Questa è la realtà. Allora io credo che su alcune questioni qualche risposta noi la dobbiamo dare. Per esempio stamattina facevo una riflessione con alcuni giovani a proposito di quello che è il disastro della sanità. Qua vicino Formia la Camorra ha sotterrato praticamente rifiuti tossici e nocivi. Andate a vedere a livello regionale, per esempio, l'organico dell'ARPA, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente. A fronte di un organico di 750 persone ce ne sono in servizio 450. Non vengono assunti praticamente gli ispettori, non controlla nessuno, c'è il blocco delle assunzioni e di fatto praticamente la gente muore di tumore e tra l'indifferenza generale. Si privatizza tutto. Una volta la sinistra nazionalizzava, ma non la sinistra di lotta continua, la sinistra che era quella socialista, la nazionalizzazione dell'Enel, le riforme di struttura, lo statuto dei lavoratori, le riforme della regione, la conquista dei diritti civili. Oggi invece c'è una pseudo-sinistra che è quella del Partito Democratico, sostenuta da Sella, che è sempre più subalterna allo stesso Partito Democratico, purtroppo dispiace dirlo, che in molti casi si preoccupa più di esternalizzare i servizi anche delle amministrazioni comunali. Una volta andavi in un asilo nido, c'erano i cuochi, c'era la maestra, c'erano i servizi, negli ospedali c'era la mensa, eccetera. Oggi si dà tutto all'esterno. Per cui in un comune lo stesso servizio di ristorazione per i bambini viene da 50-60 km effettuato attraverso dei mezzi e mezzucci con pasti che veramente forse io non do neppure ai 15 gatti che ho a casa. Questa è la realtà drammatica su cui secondo me occorre riflettere. E dicevo, per quanto riguarda anche la scuola, sapete che c'è una forte diminuzione delle iscrizioni per la scuola dell'obbligo, non se ne preoccupa nessuno, c'è un calo delle iscrizioni all'università. E questo è grave, è gravissimo, perché da qui a 20 anni, cioè se nasce adesso, in questo momento che stiamo parlando, quelli che nascono adesso, fra 20 anni saranno laureati, bene, quelle persone che saranno i nuovi laureati saranno quasi tutti figli delle caste sociali. Come può un operaio, ma io dico anche uno che fa parte di un cosiddetto ceto medio, come può mandare a scuola, mandare all'università i propri figli
se a malapena ha uno stipendio, se a malapena è un disoccupato che lavora magari arrangiandosi attraverso un rapporto di lavoro precario o forse è costretto anche al cosiddetto lavoro nero. Quindi i prossimi laureati saranno figli delle caste sociali e questo è drammatico. Salutiamo Antonio Incroia, ciao Antonio. E questo ci dovrebbe far riflettere su quello che sta avvenendo, sul disastro sociale su cui le forze politiche dovrebbero intervenire, dovrebbero proporre soluzioni, soprattutto in difesa dei ceti sociali più deboli. Questo non avviene. Ci si preoccupa quindi della grazia a Berlusconi, ci si preoccupa quindi se il segretario del Partito Democratico debba essere Renzi, se debba essere quell'altro soggetto di cui non mi ricordo neppure il nome, e tutto viene posto all'attenzione della gente attraverso campagne mediatiche e per cui la gente è costretta a schierarsi come se si trattasse del tifo per una squadra di calcio. E invece occorre ragionare, occorre trovare le soluzioni. E noi di Azione Civile qualche proposta la stiamo avanzando. Perché per esempio non creare un fondo sociale per il rilancio dell'occupazione? Mancano i soldi. I soldi ci sono le risorse. Basta non acquistare gli F-35, basta tagliare tutte le indennità, basta abolire le consulenze, basta tagliare gli enti inutili, basta recuperare le centinaia di milioni di euro che sono state condonate a queste società gestrici degli slot machine. È una cosa vergognosa, quindi i fondi ci sono, è solo una questione di volontà. E sulla stampa, dicevo prima, leggiamo che Antonio Ingroia ha ricevuto un avviso di garanzia. Mi fa piacere, sono contento, perché questo è un titolo di merito, caro Antonio. E devi essere orgoglioso, come siamo tutti orgogliosi, di avere tra le nostre fila un leader politico che viene dalla base, che la lotta alla mafia l'ha fatta veramente, non a chiacchiere. Altro che le barzellette che qualcuno del Partito Democratico ci viene a raccontare. Andate a vedere gli indagati, gli inquisiti. È vero che la maggior parte appartengono al PDL, è vero, è sacrosanto. Ma se andate a scorrere quell'elenco, troverete purtroppo tanti personaggi della prima, dell'ultima e della penultima ora che appartengono e militano in questi partiti che hanno distrutto a livello sociale non solo le speranze dei giovani, il futuro delle nuove generazioni. Io quindi credo che questa riflessione che volevo fare insieme era opportuna, tenuto conto che c'è l'attacco alla Costituzione di cui parleranno loro. Mi auguro che anche qui a Formia ci sia attenzione, partecipazione da parte vostra per questa forza politica che, ripeto, vuole crescere, ma crescere per creare le premesse a un'organizzazione politica più grande, per creare un blocco veramente, realmente alternativo a queste politiche scellerate che sono state proposte ieri da Monti, appoggiate dal PD, PDL o Menoelle, e permettetemi anche di dire, la nostra, e concludo, è un'opposizione diversa, è un'opposizione reale, è un'opposizione diversa di chi la fa, purtroppo anche in Parlamento, molte volte abbaiando alla luna. Grazie.